Ciao a tutti dal Milanista Pax, siamo qui a registrare questo nuovo video pre-partita di Lecce Milan che si dovrebbe giocare domani per le 7, 7 e mezza. Ancora non so in che canale si vedrà la partita, se si vedrà in chiaro o no, ma penso proprio che si vedrà su Sky, la partita di Milan. Se avete novità aggiornatemi qua sotto nei commenti. Parliamo di Lecce Milan, che come sulla carta il Milan per me è favorito. Il Milan ovviamente non deve giocare come abbiamo giocato contro la Juventus, quella è una partita orrenda per me. Spero veramente che non giocheremo in quel modo. Sì che pure in questa partita avremo i vari Castillejo, Ibrahimovic, Theo Hernandez, quindi i titolari ci saranno tutti. Non ci saranno panchinari, riserve e cose varie. Quindi magari in Milan si aspetta un Milan più, con più voglia, magari con più motivato, comunque vuole fare bene dopo l'ultima partita contro la Juventus. E sicuramente un Milan completo, interessando magari quegli infortuni di Musacchio, Duarte, che comunque una volta arrivati a Kiev Musacchio ha perso il posto, quindi è un Milan titolare da gennaio fino al blocco del campionato. È un Milan titolare che aveva cominciato un po' a prendere le misure in campo, comunque si era un pochino compattato rispetto all'inizio stagione il Milan di gennaio. Speriamo che i giocatori capiscono che si devono impegnare e che la partita contro la Juventus è stata soltanto un caso dopo la ripresa del campionato. Infatti io in quel video ho detto, posso capire pure che abbiamo ripreso a giocare dopo 2 o 3 mesi di stop e magari la preparazione non era quella top come si faceva magari durante l'estate prima della ripresa del campionato e della nuova stagione. La posso accettare, siamo tutti umani, però se quelle prestazioni vanno a continuare durante partita dopo partita, quello non lo posso accettare. Noi tifosi non lo accettiamo, perché vogliamo che i giocatori che si impegnano sul campo e dobbiamo fare uno sforzo fisico, devono sforzare per fare i risultati più positivi che si può fare in questo periodo di ripresa del campionato. La nuova stagione la rivediamo più in là. Noi intanto questa fine stagione lo usiamo come per fare i risultati positivi, magari una qualificazione in Europa League che può aiutare il prossimo anno pure con bilanci, avere una competizione europea, e soprattutto dobbiamo sfruttarlo pure come una preparazione atletica, perché comunque dalla fine della stagione, all'inizio stagione non ci sarà più tutto il tempo possibile per fare la preparazione atletica nei migliori mo dei modi. Quindi questa è pure una preparazione atletica al prossimo campionato per me. Il Lecce è la prima partita che fa il Lecce, quindi non sappiamo come si è preparato, se si è preparato bene, se si è preparato male, se sono in forma, se sono in condizioni o no. Quindi questo magari è un piccolo vantaggio per noi, che noi abbiamo fatto già una partita che comunque di competizione, quindi ufficiale di stagione, non è un allenamento, non era niente. Si giocava una qualificazione a una finale di un titolo. Speriamo che vada tutto bene, io credo che Milan possa riuscire a vincere anche se in trasferta, comunque magari
lottando, sacrificando e soffrendo, la può pure vincere il Milan, e così se va pure così lo accetto. Ma una prestazione brutta, negativa, magari andremo pure che ne so, a perderla, non la posso accettare. Questo è quello che penso io, il video finisce qua. Se vi va mettere un like, condividere, commentate, se sapete pure se si vede in chiaro la partita o no. L'orario comunque dovrebbe essere quello, 7, 7 e mezza, no? Non è troppo prima, né troppo dopo. Comunque il video finisce qua, vi invito pure a iscrivervi al mio canale, nel mio profilo. Iscriviti, clicca clicca pure sotto al video, iscriviti, clicca clicca, iscrivetevi e dentro il mio profilo, campanellina, clicca clicca, attivate la campanellina dove vi aggiornerà ogni volta che esce il mio video, vi aggiorna con una notifica. Se va a passare sul mio secondo canale, AndrewGaming96, che prossimamente porterò il video di FIFA domani. Se riesco pure domani registro i video di FIFA. No, scusate, il video di Fortnite. Registro i video di Fortnite domani della nuova season. Niente. Le cose più importanti l'ho detta. Ah, nei miei pagine social, il mio Instapaccio. Su Instagram e Facebook, e se volete su TikTok, mi insta Patria Official. E nel bene e male, forza Milan, forza Italia. Ci vediamo in un prossimo video del Milanista Patria, che verrà martedì dopo il video e dopo la partita. Dopo la partita, un saluto al prossimo video, bella a tutti dal Milanista Patria.